prepareremo un nuovo dolce. Allora, prepareremo il plum cake, la Nutella e Philadelphia. Potete fare ciambellone, Nutella, Philadelphia. Potete fare, cioè, tipo, non so, io ho usato la Philadelphia perché è più leggera, ma potete usare anche il mascarpone. Allora, per fare questo semplicissimo dolce, mi serve. Ovviamente, io sono amante della Nutella, quindi a casa mia non manca mai. Quanto basta? 200 grammi di zucchero, 250 grammi di farina, 3 uova, Philadelphia 250 grammi o 250 grammi di mascarpone, come volete, e una bustina di lievito. Semplicissima. Procediamo. Ripeto, ho messo Philadelphia perché è più leggero, ma voi potete mettere benissimo il mascarpone. Ok. E aggiungiamo lo zucchero. Poi, intanto che si veda, poi ci aggiungiamo uno per volta le uova. Aggiungiamo quindi la farina. Bene. Ed infine. L'ho vista. Ed infine, ecco, vedete meglio, il lievito. Pane angeli per, ovviamente, per dolci. Ripeto, potete fare anche il ciambellone a questo modo. Io purtroppo non ce l'ho da fare la forma. E
quindi faccio il blue cake, però faccio di molto uguale, cioè non è che cambia molto. Dunque, una volta fatto tutto, mi sono dimenticata di dirvi, dovete imburrare la teglia infarinata, infarinatela, ok? Così. Una volta fatto ciò, dovete ovviamente riscaldare il forno a 180 gradi per una trentina di minuti, poi dipende dal vostro forno, ok? Adesso prendete la Nutella, la Nutella di tutti i bimbi, e fate questa procedura. Ovviamente, cioè non c'è una quantità precisa per mettere o non mettere la Nutella. Per fare la prova effettiva della cottura, di solito stuzzichino da denti e per vedere se è cotta. Quindi andiamo a infornare, vedete che è così. Voi potete magari aggiungere più Nutella, ma va bene uguale. Come si presenta torta. Questo è il risultato finale, ci ho messo sullo zucchero a velo ovviamente perché sennò così, ma ci andiamo a tagliarlo a fetta, vediamo com'è. Tagliata, ecco com'è l'interno, cuore di Nutella.